Sono qui oggi tornato a portarvi un video in cui vi mostro quelle che sono, secondo me, tre azioni da tenere d'occhio e, volendo, dopo un'accurata analisi, si possono anche comprare riguardanti i dividendi. Per chi se lo fosse perso, ieri ho caricato un video dove spiego dettagliatamente qual è e come funziona la doppia tassazione sui dividendi, perché per chi non lo sapesse, c'è una doppia imposizione sui dividendi, quindi se non sapete di cosa si tratta, andatevelo a vedere e poi tornate qua a vedere questo video. Detto questo, tendenzialmente ho cercato di portare tre azioni. Una che ha un dividendo molto grande, intorno al 5-6%, una che ha un dividendo medio, intorno diciamo al 2%, e l'altra che ha un dividendo intorno all'1,5%. Ovviamente di quelle tre lì chi ha il dividendo più alto ha potenzialità di crescita in teoria minori, ma in realtà nel mercato azionario non si sa mai. La prima azione di cui voglio parlarvi è United Health, il ticker è UNH, lo trovate qua. Tendenzialmente per chi non lo sapesse, United Health è enorme. Nel 2019 ad esempio ha avuto un fatturato di 242 miliardi di dollari. Penso che comunque la conoscete tutti, ma per chi non lo sapesse, in America c'è un sistema sanitario completamente differente rispetto a quello italiano, ad esempio. In Italia è praticamente tutto pubblico, mentre negli Stati Uniti è praticamente tutto privato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente la maggior parte degli americani devono richiedere assistenza sanitaria a privati o comunque si possono rivolgere a United Health per richiedere magari anche dei piani di assicurazione sanitaria. E diciamo che la maggior parte del business di United Health, detto brevemente, è questo. Ha un dividendo che al prezzo attuale, quindi di 347 dollari, ha un dividend yield dell'1,44%. Il dividendo appunto è di 5 dollari su un utile per azione di 17. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente ha un payout ratio praticamente del diciamo 33% più o meno. Vuol dire che tendenzialmente degli utili che fa in un anno il 33% lo destina agli azionisti, che diciamo che è una cosa sostenibilissima, tendenzialmente un payout ratio sopra il 70 a me non fa impazzire, sui 30 vuol dire che ci sono enormi potenzialità di crescita. Come potete vedere, praticamente sempre stata in crescita United Health, infatti nel 2015 fatturava 157 miliardi di dollari, mentre nel 2019 è arrivata a fatturare 242 miliardi di dollari con un aumento del 54% su 5 anni. Gli utili invece sono aumentati del 75%, il free cash flow è aumentato dell'89%, gli utili per azione del 138%, mentre il patrimonio netto, che guardo sempre con molta attenzione, è aumentato del 79%. Questo è molto molto positivo. Per quanto riguarda la salute dell'azienda, andiamo a vederci un attimo lo stato patrimoniale. Diciamo che la cosa che non mi fa impazzire è che le attività correnti non coprono le passività correnti, però poi se consideriamo quelle a lungo termine, vediamo come siano praticamente il triplo rispetto alle passività a lungo termine. E una cosa che tendenzialmente mi piace è il fatto che il patrimonio netto copra le passività correnti. Tutto questo io lo riassumo in questa breve tabella qua. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, do la possibilità alle persone, che nel caso lo volessero e non avessero tempo per crearsi un proprio file Excel, abbonandosi di ricevere insieme ad altri vantaggi anche il file Excel. Tenete conto che io il file Excel lo aggiorno spesso, diciamo che tendenzialmente lo miglioro all'incirca una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, e per gli abbonati ovviamente lo rimando ovviamente gratis, perché tendenzialmente se rimanete abbonati è giusto che tutte le modifiche che apporto ve le inoltri. Detto questo, io ho stimato una crescita media del 10% degli utili per azioni per i prossimi 5 anni, ovviamente 10% annuo, mentre gli analisti di Zacks hanno stimato una crescita del 12% e quelli di Yahoo anche del 12%. Una crescita media quindi dell'11,89% ci permette tendenzialmente, acquistando a questi prezzi qua, di avere ancora un margine di sicurezza del 20,9% sull'acquisto. Io United Health la sto acquistando, quindi nel caso anche voi la vogliate acquistare, fatemelo sapere questo nei commenti.
Tra l'altro ditemi anche cosa ne pensate. La seconda azione che voglio consigliarvi è People's United Financial, dove, vabbè, io sto già guadagnando parecchio. Adesso controllo un attimo e vi dico. Ok, ho controllato io, attualmente sto già guadagnando il 17% su People's United Financial, escludendo il dividendo, che il dividendo è del 5,62%. È un dividendo molto molto alto. Tendenzialmente però ma in generale vedo che per molti YouTuber anche così, mi è molto difficile valutare le banche. Ed è per questo che tendenzialmente io alle banche, tranne quelle di investimento, ad esempio JP Morgan o altre, tendenzialmente io alle banche riservo solo all'incirca tra il 7 e il 10% del portafoglio, perché mi è molto difficile valutarle. Detto questo, possiamo vedere come il dividend payout sia all'incirca con un dividendo di 72 centesimi di dollaro ad azione su un utile per azione di 1,15, diciamo che sarà, penso, più o meno intorno al 60% all'incirca, così il payout dovrebbe essere il 60%, quindi diciamo è ancora buono. Considerate anche che tendenzialmente ha un utile per azione adesso di 1,15 dollari, però nei prossimi anni crescerà perché negli ultimi 2 anni, ad esempio, aveva un utile per azione di 1,29 nel 2018, nel 2019 è stato dell'1,27, però le banche purtroppo nel 2020 hanno avuto una grave crisi, magari continueranno ad averla per i prossimi anni, essendo che i tassi sono in prossimità dello zero, però tendenzialmente penso che ci siano ancora un po' di margini di crescita per quanto riguarda il dividendo, anche se un dividendo del 5,60% a questi prezzi qua, secondo me, è ancora tantissima roba. Per quanto riguarda le mie stime di crescita, io ho previsto una crescita degli utili dell'8,49%, mentre gli analisti di Zacks del 9,4%, quelli di Yahoo del 13%. Secondo me queste stime qua sono abbastanza elevate, forse fin troppo. Infatti tendenzialmente mi viene un margine di sicurezza del 47%, che è molto molto alto. Considerate che ci può stare, considerando che le banche di fatto sono crollate molto. Adesso è da un po' che non vedo il grafico di People's United Financial, però penso che secondo me ci siano ancora dei buoni margini di crescita. Ovviamente parlo sempre di orizzonti. Sì, diciamo che tendenzialmente per arrivare ai massimi c'è ancora un 34%, quindi diciamo che ci può stare un margine di sicurezza così elevato. Forse diciamo che un buon prezzo di entrata può essere, va bene a questi prezzi qua, però se vogliamo essere ancora un po' più sicuri, cerchiamo di entrare intorno ai 12, così abbiamo un po' più di sicurezza. Come potete vedere, in realtà negli ultimi anni è cresciuta molto la società, perché i ricavi sono cresciuti del 44% in 5 anni, gli utili dell'1%, gli utili per azione del 47% e il patrimonio netto, che ci tengo sempre a precisare che per quanto mi riguarda lo valuto molto, è cresciuto del 67% in 5 anni, che tenete presente è veramente molto molto molto. La terza e ultima azienda che rilascia dividendi è Automatic Data Processing. Per chi non lo sapesse, è uno dei maggiori fornitori americani di software e servizi per la gestione delle risorse umane. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è un software utilizzato dalle aziende, dalle grandi aziende, per gestire i dipendenti per quanto riguarda le buste paga e cose simili. Tendenzialmente questa società qua ha avuto una grossa crescita negli ultimi 5 anni, soprattutto per quanto riguarda gli utili per azione e il free cash flow. Infatti abbiamo avuto una crescita del 62% per il free cash flow e gli utili per azione sono cresciuti del 75%. Per quanto riguarda il dividendo, come vi dicevo, ha un dividendo buono, perché ha un dividend yield del 2,21%, il dividendo è di 3,72 dollari per azione su un utile per azione di 5,76, quindi diciamo che è intorno al 55-60% il payout ratio, quindi ci può stare. Considerate che tendenzialmente la crescita di Automatic Data Processing è stata fortemente influenzata dal fatto che c'è stato il Covid, e quindi, come potete vedere, ha rallentato un po' la crescita, perché gli utili per azione dello scorso anno erano di 5,70 e attualmente sono 5,76, quindi non è cresciuta molto. Ma penso che nei prossimi anni potrà crescere ancora, e quindi tendenzialmente il payout ratio si abbassa e diciamo che è un po' più sicuro il dividendo. Detto questo, io ho stimato una crescita del 7,28% annuo per i prossimi 5 anni. Gli analisti di Zacks hanno stimato il 12%, gli analisti di Yahoo dell'11%, quindi io sono stato un pelo più conservativo. Tendenzialmente però, come potete vedere qua, attualmente a questi prezzi qua, sinceramente non penso
di entrare troppo aggressivamente. Io anch'io sto entrando in questa società qua, ma sto entrando piano perché penso tendenzialmente che si possa entrare a prezzi migliori. Diciamo che un buon prezzo, un ottimo prezzo di entrata è intorno ai 148 dollari, che secondo me sarebbe il top e quello ci garantirebbe un margine di sicurezza del 20%. E considerate sempre che scendesse ancora del 10%, ovviamente dividend yield si alzerebbe perché una percentuale su un importo, nel momento in cui l'importo si abbassa, la percentuale aumenta. Quindi più il prezzo è basso, più tendenzialmente riceveremo per quanto riguarda il dividend yield. Per quanto riguarda la salute dello stato patrimoniale dell'azienda, vediamo come le attività correnti coprono abbastanza tranquillamente le passività correnti e le attività a lungo termine coprono le passività a lungo termine. La cosa che non mi fa impazzire è il fatto che il patrimonio netto, come vi dicevo, non copre, anzi, il rapporto che c'è tra le passività correnti ed equity è di circa 7, che è il tantissimo. Però diciamo che per aziende che hanno intenzione di crescere ci può stare. Soprattutto perché, come vi dicevo, se voi guardate la liquidità che ha l'azienda, cioè circa 2 miliardi, e guardiamo il debito corrente, possiamo vedere che tranquillamente lo copre. Quindi diciamo che per quanto riguarda la salute siamo abbastanza tranquilli. Bisogna vedere però come ne uscirà da questa pandemia qua, ma ci terremo aggiornati nei prossimi mesi, se non anni. Detto questo, ragazzi, io come vi ricordo sempre, questi non erano consigli finanziari. Tendenzialmente vi parlo solo di aziende che io personalmente ho in portafoglio, se no non ve ne parlerei. Perché, come dico sempre, è troppo facile parlare con i soldi degli altri. Io parlo con i miei soldi. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video qua vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi, vi chiamo al prossimo VTO.